Io e Mocco ci diamo il cambio di guardia. Si può visitare solo con il permesso di Eiko, non vuole che ci siano troppi visitatori. Noi adoriamo Eiko, perciò siamo i suoi ordini. È così speciale questo posto. Eiko segue la tradizione di sciamani proteggendo il muro dell'invocazione. Anche Garnessa usa la magia evocativa, può entrare con me. Va bene, entrate pure. Questo è il famoso muro dell'invocazione. Tanto tempo fa gli sciamani svolsero ricerche sul potere evocativo e disegnarono su questo muro gli spiriti scoperti. Ma esistono ancora tutti questi spiriti? Certo. Si può dire che questa sia la casa della terra santa dei clan degli sciamani. Eiko viene a pregare tutti i giorni gli antenati e brucia l'incenso sulle loro tombe. Chi è questo? È quello? Ah, Tomos! E questo è Bahamut! No, che c'è, Garnet? Più potere. Lo riavrai, vedrai. Ma vorrei stare qua ancora un po'. Va bene. Gli sciamani vennero alla natura gli spiriti che proteggono Gaia, il pianeta in cui viviamo. Dalle ricerche sugli spiriti emerse che la natura e Gaia vivono in totale sinfonia. Gli sciamani si insediarono in questa terra circa 500 anni fa, ma ora... Che bella esca! Chi è questa cicciona con le lingue di fuori, tutta pallida con i capelli bianchi? Sarai mica Cugia, quello di cui parlava Titan? Ma che Cugia è nomo? Io che c'entro con lui? Io sono Quina! No, ho capito, quella che seguiva Mogu con il sentiero di Golden Petit. Io sono Eiko, piacere. Ma guarda lì finché c'è questa cicciona in giro, capito? Com'è? Che profumino! Madonna! Non toccare niente! La fiamma è troppo bassa. Sei brava a cucinare? Me lo chiedi, in quanto a magna sono una delle meglio. Forse devo approfittarne. Io so quante persone ci sono in questo villaggio. Io ci sono amici, moguri, quindi 11 tutto. Ne sai a fa abbastanza, ne sai a fa abbastanza, brava. E il problema è che con sta fiamma si può cucinare al massimo per 9 persone. Comunque avevi sbagliato pure le porzioni. Ah sì? Ti insegno una regola fondamentale della buona cucina. Regola 1. Prepara sempre in abbondanza. Potrebbero arrivare ospiti affamati all'ultimo minuto. E tu lo sai come si dice? Dai da mangiare affamati. Ma preparare roba di resti di casa. Senti a me che sono esperta. Dove stanno le patate? Andate a raccogliere mocia. Bisogna pure aumentare la fiamma. Mi è venuta un'idea formidabile. Chiamiamo il mago nero. Con la mela fiamma magica risolveremo il problema. Opa! Che profumino! Oggi non sei arrivato? Entra! Per sé non l'hai preparato per un esercito! Veramente mi ha aiutato anche la cicciona! Non ci posso credere! Ti ha aiutato senza mangiarsi tutto! E anche vivi! Allora l'attacco! Com'è? Potresti aprire una bella taverna! Anche il pesce è cotto a puntino! Bravissima! Senti, Eiko, dove sono gli altri sciamani? Non ho visto nessuno altro qui intorno, non dirmi che sono morti. Purtroppo sì, mi sono lamentati tutti. Sono l'unica superstite del clan. Da quando mi in nonno, l'hanno scatto mi vedo solo con i manguri. Povera piccina. Ma non sono triste, mi diverto un sacco con i manguri. 4 anni prima che io nascessi, quindi 10 anni fa, ci fu un cataclisma nel villaggio, fu duro anche per i pochi sopravvissuti. Fu un momentaccio, ma papà e mamma si amavano e mi diedero la luce. Morirono quando io ero ancora in fase. Non ricordo pure i loro visi. Che storia triste. Ma credi che sia una bella domenica nel villaggio? Eh? Non sono rimasto qui solo per te, Gideon, mio principe cavallo della cometa. Che cosa c'è proprio sul più bello, cazzo? Questo coso con la barba non si capisce da qualche parte.
Lo scaraburi? I caraburi selvatici sono tutti quei tempesti, non ti piacciono, Gidan? Non lo so. No, cioè, sì, preferisco il pesce. Grazie, Eiko. Era buonissimissimo, porca vacca. Sono pieno da scoppiare. Ti è piaciuto veramente? Se vuoi cucinare la patata per te per tutta la vita. Ne parleremo dopo, ora piuttosto dimmi. Parlarne dopo, sei un opportunista maleducato per giunta. Ma che ho detto? Per farti perdonare dovrei sparecchiare la tavola, se guardami un cucinato di cucina. Ok. Adesso lo grande si chiama Cotta, anche lui sembra essere innamorato, ma la sorella non va avanti, per fortuna. Ecco i piatti, allora mi perdoni? Grazie, poi sei lì. Sai qualcosa sull'albero di Lifa? Perché? Che succede lì? Niente, ma ci vorremmo andare. Ma niente, si può entrare, ti hanno sbattuto di lato. Come fai a sapere, l'hai sigillato tu? Figurati, buongiorno, raffiette, perfetto. Prima che ci si invece invocato per errore fu posto a sigillo di Lifa, affinché potesse servire a tutte le direzioni. Anche gli sciamani sbagliano. Però avrebbe usato la forza di un altro spirito per sigillarlo. Tra l'altro pare che fosse uno spirito molto potente. Uno spirito potente? Senti, ecco, non è che mi aiuteresti a sciogliere il sigillo? Anche se volessi non posso. Non voglio farti fare cose che non puoi, mi saresti di grande aiuto. Ho detto che non posso! Non puoi proprio. No, mi dispiace. Dai. Non posso! Affa, va bene. Ah, Gidan, ho fatto una scoperta nazionale. Il mare sarà lo stesso, ma i pesci per il continente della nebbia sono diversi. Dove? Perché non riposi prima di metterti in viaggio? Ok. Vivi, che c'è Vivi? Guarda che se non dormi domani non ce la farai. Non so che non fa bene pensare troppo, ma non ci riesco. Ti capisco, a volte capita anche a me. Ma non ti preoccupare, vedrai che passerà. Speriamo, non mi piace avere troppi pensieri. Mi hanno fanno girare la testa, non ho paura. Vivi. Ricorda questi desideri del nostro passato, i nostri problemi, le nostre speranze. Ciò che possiamo fare è solo scegliere fra agire e non agire. Semplice, no? I problemi sono infiniti, ma sono solo due le possibili soluzioni. Per questo è tutto così complicato. In ogni caso non vale la pena pensarci troppo. Ricorda che si può soltanto scegliere fra agire e non agire. Non è facile, ma devi farlo anche tu quando sarai pronto. Non ti preoccupare, ti aiuterò io. O almeno ci proverò, te lo prometto. Hai sentito tutto? E sapevo che è un tipo premuroso. Ha ragione lui. Possiamo scegliere fra agire e non agire. Non ha senso pensare troppo, perciò ho deciso che lo aiuterò. Sai come fare a far trasferire di morale? E io fare un giuramento di dire la formula dell'eterna amicizia. Vieni qui e ripetila con me. Se ti avvicini sotto questo cielo stellato, va ancora più efficace. Dopo il giorno viene la sera, dopo l'inverno la primavera. E la vita in fondo, è un allegro giro tondo. Gita, voglio tornarci qui. Quando ho visto il muro dell'invocazione per la prima volta ne ho avuto paura. Ma quando mi sono avvicinata a quei disegni ho provato una strana sensazione di serenità. Vorrei guardarlo con più calma. Ci verremo dopo essere stati all'albero di Lifa, va bene? Sì, grazie. Quina pesca ancora? Non possiamo lasciarla qui, vado a chiamarla e torno. Oddio, Luigi, sei preoccupato per Eiko? Beh, Eiko ha solo 6 anni, è una bambina forte, ma sono sicuro che ha anche molti momenti tristi. Non l'ho vista per un cazzo. Neanche io. Coppa. Eiko!
voglio invocare lo spirito, come fate a sognare il sigillo dell'albero di Riva? Allora ci accompagni. Vuoi che venga? Certo che voglio. Beh, se me lo chiedi tu. Che avete da guardare voi due? L'albero di Riva è oltre il sigillo di Contempetit. Si parte! Gidon, sei sempre fin troppo carino con le donne. Guarda che hai capito male. No, 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 io ho capito benissimo. La signorina mi sembra un po' arrabbiata. Allora non era solo la mia impressione, eh? Se c'è bisogno chiamatemi, mi raccomando, ecco. Ci penso io, tranquillo. Vivi, sei riuscito a rispondere ai tuoi quesiti? Ma forse un giorno. Ma vengo io stesso con voi. Perfetto.